Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Si diceva prima dell'intervallo che Costantino Nivola ha avuto la grossa fortuna di incontrare un numero cospicuo di grossi personaggi, in particolare coloro che dettero vita in Germania alla Bauhaus, che era una scuola che, come diceva Costantino, si cercava di in qualche modo di imitare anche in Italia, a Monza, ma evidentemente era un'altra cosa. Ecco, vuoi descriverci, dalla conoscenza di questi grossi artisti che poi sono dovuti scappare per via del nazismo, che non li gradiva molto. Sì. Ecco, cos'era questa Bauhaus? Appunto, i professori della Bauhaus, di questa scuola in Germania, erano immigrati in America, infatti hanno portato lo stesso metodo di insegnamento. Allora, su questo dell'insegnamento, il soggetto dell'arte è un soggetto nuovo nella didattica, non gode del prestigio delle altre discipline, come la giurisprudenza, la medicina, che hanno secoli di passato, quindi anche se adesso è stato introdotto nelle università, nei college, anche nelle scuole medie, l'insegnamento dell'arte. Ma è un soggetto nuovo, perché l'arte veniva insegnata, non insegnata, ma si apprendeva dai maestri nelle botteghe durante il Rinascimento, poi nelle accademie come ripetizione dei canoni estetici, in una forma quasi passiva di insegnamento dell'arte. E l'unico tentativo contemporaneo di articolare questo soggetto, in dargli un metodo didattico, è stato iniziato in Germania negli anni 20, che ha durato una decina d'anni, e poi con l'evento del nazismo è stato sciolto, e i maestri della Bauhaus si sono trasferiti in America. Consisteva il programma di, prima di tutto, di smitizzare l'idea dell'arte, cioè non era neanche chiamata una scuola d'arte. Tutto quello che si insegnava era considerato, rispondeva a certi principi estetici naturalmente, ma poteva essere applicato nell'architettura, nel disegno industriale, nei mobili, in modo che i principi, ora se questi se portavano poi alla formazione di un artista, tanto meglio, ma l'intenzione non era di formare degli artisti, ma di provvedere provvedere lo studente di quella serie di informazioni e del vocabolario estetico e di quei principi che potevano essere usati ma che sono anche alla base dell'insegnamento artistico. Quindi un tentativo veramente serio di separando i soggetti per costruire un metodo ordinato e progressivo di tutto quello che riguarda il disegno e quegli aspetti che sono presenti nelle opere d'arte decorative, nell'architettura e anche nella pittura e nella scultura. Ecco, questo programma, questa cosa ha interessato a me, perché era una cosa di cui non avevo capito, non avevo informazione. Ora, ho letto i libri, ho conosciuto i personaggi stessi, ho discusso con loro fino ad acquisire un'idea abbastanza informata di quelle che erano le premesse, che erano anche il metodo. Tanto che
accettai alla fine degli anni 50 un posto come insegnante all'università di Harvard, proprio su questo, e mi sono servito di queste conoscenze. A quel tempo uno dei miei primi lavori che ho fatto in America, non lavoro artistico, ma era un lavoro di direttore di un artistico di una rivista d'architettura, e questo è anche stato uno dei motivi perché mi ha portato alla conoscenza di Gropius, di Breuil, degli architetti, perché siccome mi occupavo del primo articolo di questa rivista, sono stato io a introdurli in questa rivista di architettura d'interni. E nel 1946 incontrai Le Corbusier, come dicevo prima, che venne in America ufficialmente per la progetto delle Nazioni Unite, e che poi ci restò anche oltre il periodo, perché sperava e desiderava di avere delle commissioni per costruire delle opere in America. Ora, quanto alla personalità delle Le Corbusier, il mito è varia. Ci sono quelli che hanno sentito di lui come di una persona molto difficile, intrattabile, e altri al contrario. E sono tutte e due vere, perché lui era impaziente con le persone che giudicava opportuniste o fasulle, stupidi semplicemente, quelli che invece lui giudicava genuine, oneste, sincere, lui si affezionava, quindi si comportava secondo questa sua scelta, che poi lui definiva con degli slogan. Era famoso per i suoi slogan sul rapporto tra le persone. Diceva: con le persone non c'è niente da fare, si è d'accordo o non si è d'accordo. Quando si è d'accordo c'è un'intesa reciproca, si conversa più facilmente, ci si stimola a vicenda, tutto si schiarisce. Quando c'è a priori un disaccordo è inutile, più si discute e meno ci si intende. Oppure lo definiva come: gli uomini sono come i pesci che vivono in diversi strati del mare. La confusione avviene quando una specie di pesci invade un altro strato, allora c'è confusione. Lui amava le definizioni, non sopportava di trovarsi in una situazione, in un ambiente senza definirlo visualmente o anche letterariamente o poeticamente, secondo il caso. Ma ripeto, poteva apparire impaziente e poco democratico in certe circostanze, mentre in altre era pieno di delicatezza e di riguardi molto, molto speciali. Senti, aveva un'impostazione politica particolare, visto che dovette andare via dalla Germania, sicuramente con il nazismo non andava d'accordo. Politicamente com'è che... Le Corbusier? Ma Le Corbusier e anche gli altri, diciamo, è evidente che quando tu arrivi in Italia trovi una temperie politica ben diversa da quella americana. Sì, sì. Ecco, lì il tuo modo di essere a sinistra, com'è che si può manifestare? Non so, per quanto se ne sa, si ha grande paura dei comunisti, per esempio. Sì. È stato definito anche comunista mio fratello, che non lo è assolutamente, anzi faceva il liberale allora. E queste persone hanno questo gusto dell'impegno, dico gusto tra virgolette ovviamente, così come capita in Italia, dove c'è sempre, almeno quando si tratta di artisti importanti, al fondo una certa matrice politica quasi sempre di sinistra. Ecco, là avverrà evidentemente la stessa cosa. Com'è che si manifesta? Beh, loro sono stati, tanto Gropius come Le Corbusier, accusati spesso da tutte e due le parti di essere stati dei fascisti o dei comunisti.
perché avevano una visione propria di una società migliore, una società felice, ma che non la esprimevano in seno a una posizione di partito. E si prestava questo loro modo di fare. Per esempio, pare che Gropius volesse trasferire la Bauhaus dalla Germania in Italia quando c'era Mussolini, questo perché in quel periodo l'Italia appariva come una forma sì di dittatura, ma non si erano preoccupati di capire che cosa veramente voleva. E così non avevano ora, pur avendo una visione ottimista o un'aspirazione liberale della società, non la inquadravano in una teoria o in una, tanto che si comportavano equivocamente quasi in molti aspetti. Le Corbusier cercava sempre la grande persona responsabile, cioè quella capace di dire: io mi occupo di queste questioni e tu, tra capi, tra grandi, tu ti occupi dell'architettura. Sì. Questo erano anche le difficoltà delle Corbusier in America. Non ci sono gli Sforza o il Santo Padre che possono dare incarichi, tutto viene fatto attraverso comitati e discussioni e questa assenza di una persona, di un principe, di una persona che è veramente in posizione di decidere sulle cose non esiste nelle democrazie, esiste solo nelle dittature o nelle... È difficile per ognuno di non essere cittadino del proprio tempo, oltre che del proprio paese. Quindi loro avevano i difetti e le virtù caratteristiche della loro generazione. Eccesso di fede nella tecnologia, tanto che appariva come la liberazione dell'uomo dalla tirannide degli elementi. L'uomo che controlla, per cui l'aria condizionata determina la temperatura, non il clima, tutte cose che adesso sono messe in discussione come risultato dei problemi sull'energia. Quindi erano i lati anche eroici, passionali, la lotta poi per l'affermazione dell'arte moderna, dell'architettura moderna, come con tutta anche l'ingenuità di credere che ogni proposta è la soluzione finale.